Quindi ora andiamo a consegnare tutti i documenti del Mercedes e facciamo il passaggio di proprietà di quello. Mi trovo un messaggio adesso che non hanno potuto fare il passaggio di proprietà perché gliel'hanno rimandato indietro dal traffico, in pratica, che è la motorizzazione spagnola, diciamo, perché risultano delle pendenze a livello economico, a livello di bollo del camper. Ora ho avvisato José, prenderà un appuntamento e prendere l'appuntamento a Barcellona, è come prenderlo a Roma. Aveva ragione lo Zivetti. Sì. Quindi siamo stati col portellone messo così, che bastava regolarlo. Io mi trovo benissimo a fare le cose da uomo. Nicola si trova benissimo a fare le cose che tendenzialmente per la società moderna sono definite da donna. Un'altra giornata caldissima estiva a Lanzarote. Insomma, tema José mi ha mandato, sì, adesso dividiamo, no? Che c'è il tono, questo mi ha mandato un messaggio che praticamente è pendente della situazione di Barcellona, perché praticamente funziona così, che in Spagna devono dare la comunicazione, tipo che c'è un veicolo che è storico, devono andare in comune a dire che sono esente da bollo, non è che automaticamente sono esente da bollo, non so se da noi funziona diverso. Non c'è una roba storica, sì. No, tipo ci sono delle robe che eravamo esenti da bollo, no? O paghi lo stesso un bollo minimo, o vabbè, non mi ricordo. Comunque fatto sta che praticamente qua in Spagna devi dare comunicazione, quindi lui la comunicazione non l'ha mai avuta, è vero, era esente, però l'ha dovuta fare quando gli hanno detto che da adesso è esente da bollo. Quindi rimane pendente di 150 euro in pratica degli arretrati. Guardaci, perché ci può essere, vedi, le pezzi che... No, c'è, ma niente. Vabbè. Quindi per cui per come ci ora... Deve pagare 150 euro. Sì, e mi ha detto che non ha i soldi per pagare. Sulle mani. Quindi, considerando che io ho l'assicurazione attaccata al camper, quello che abbiamo comprato per lui, però che è ancora mio nome, perché sta chiedendo la targa provvisoria per fare tutto il tramite, perché sono lunghi e immatricolare ovviamente. Quando c'ha la placca verde, quella provvisionale, insomma, cosa succede? Che io devo staccare l'assicurazione, ok? Sì. E l'assicurazione l'ha pagata lui, perché è stato tutto lui che ha voluto fare questo doppio per non venire lui a comprarlo là, eccetera, no? Sì. E quindi mi ha detto, adesso quando vai a staccare in pratica l'assicurazione, lo sai che l'assicurazione ci ha detto che ci dà indietro i soldi non goduti, in pratica, del periodo non goduto. Quindi su 2,60 ci daranno indietro tipo 200, mi fa appena ce l'hai, dopo mi fa paghiamo questa roba, perché tanto... Questa tassa. Quindi io presumo di dirgli questo, che gli inviamo i soldi noi. Perché abbiamo fretta, lui va a pagarsi sta roba, poi quando stacchiamo l'assicurazione, invece che dargli indietro i soldi a lui, ci tratteniamo i soldi che abbiamo pagato in anticipo. Questo è il mio piano. Sì, è giusto. Penso che sia la cosa più intelligente da fare. Grazie.
Mangiamo questo tonno, hai visto com'è allora? Questo tonno da 7 euro. Invece che le scatolette, il vetro, questo me l'ha insegnato il mio vecchio allenatore, almeno fai la cosa meno peggio. Non è che già le scatolette o le robe non fresche, vabbè. Però hai sentito com'è diverso? Quanti ne hai presi? Ti hai preso uno metà. Beh, questo? No. No, non ho preso capito. Uno così? Qua. No, no, no. Ora prendi anche questo. E boh, adesso quello che non uso lo ti do anche di questo, ma non penso. Però. No, io penso che anche io, guarda. Boh, ci dai tanto, c'hai anche le uova hai messo, no? Un altro pezzettino da questo poi no puoi usarlo tutto no davvero amore no no amore non lo uso guarda come si stacca te davvero. L'ho detto è un'altra cosa dai costa di più però non è una poltiglia come sì sembra di mangiare nella scatoletta di tonno non so non sembra tonno ti sembra di mangiare del pesce a te no. Perché te lo dicono che tonno è cos'è stato dread ace bronzi. Ora sono arrivati degli amici che abbiamo conosciuto il primo anno, poco prima della quarantena, qua a Lanzarote, che hanno portato un ovetto a Dread. Guarda, guarda. Eccoli lì. Dentro c'era un puzzle. Un puzzle che Dread sta provando a fare. Piccolissimo. Dai, fammi vedere cosa viene fuori lì. Un coniglio con i suoi uovi. Uova. Uova e anche i suoi bimbi. Vai, ma provano. Vediamo se riesce a farlo, Ci stavamo spostando verso Puerto del Carmen perché domani ho il medico. Andavo là a fare palestra e tutto. Abbiamo preso una vite così. Due palle. Se torniamo indietro. Allora, non perde aria. È andata bella grossa. Questa qua è una delle tipiche viti che se non facessi tutto questo casino si può avvitare per tenere gonfia la gomma. Allora dimmela. Con la giro, sono un trattore. Va bene, insomma, quindi adesso perderemo la serata lì. Che pestente che devi essere. E vediamo cosa fanno. Ragazzi, la vita è questa. Adesso Nicola sta litigando là fuori sull'aggiustamento del su come stanno aggiustando la gomma. Vediamo come va a finire, dopo ci facciamo spiegare che cos'è che volevano fare, cos'è che ha detto, cos'è che è successo. Non ce la fai insofferente. Vediamo che cosa è successo. Qua 5 euro. Ma cosa stavi replicando che ti sentivo? Cosa no, volevano fare? Sono i suoi modi in che colore ho qui. E te gli hai detto che non lo volevi così? No, ho detto vabbè, penso dai. Ma basta che regge. Sì, sì, sì. Questo mese, in contrapposizione con l'altro che prevedeva un grandissimo sforzo fisico, un hard work veramente che metteva a repentaglio quella che era la mia salute mentale, questo mese ci sta insegnando invece lo scarico attivo, ossia anche riuscire a mettere il proprio corpo in recupero totale. Non totale, anzi scusate, perché lì è quando faccio una volta ogni 3 mesi lo stop assoluto dalla palestra di una settimana, ma una cosa che permette di mantenere comunque un allenamento /2 settimanali total body, quindi non uno di braccia, uno di spalle, uno di glutei, gambe, ma uno total body unico con pochissime serie, insomma,
che mi faccia fare un misto solo di mantenimento, in pratica del mese, proprio il mese che mi serve per recuperare, perché comunque sia quello che è un'ipertrofia muscolare, quindi uno strappo costante che permette al muscolo di ingrossarsi, insomma, non immaginatelo alla maschile come così, semplicemente un gluteo pieno, semplicemente un braccio, insomma, definito, in teoria dovrebbe essere marmoreo, ma ovviamente ci vuole un po' più di allenamento di quello che è il mio, che è un anno e mezzo che mi alleno, un anno in più con un altro un allenatore che però non considero allenamento perché era completamente sbagliato. E comunque, insomma, un anno e mezzo bene o male che mi alleno, anche meno, quindi ci vuole tempo per raggiungere quella marmoreità, però insomma, in teoria, ecco, ogni tanto serve, quando si raggiunge una certa composizione fisica, il tempo per riprendersi completamente, ecco, il proprio corpo, quindi diamo spazio a queste 4 settimane total body. Fatto male Dredd con la caduta? Vedere che mi ero fatto un altro infetto. Un altro infetto? No dai, è vecchia quello, c'era fatto un altro infetto. È vecchia quello, no? Dai, ti hanno salvato i pantaloni, penso se avevi i pantaloni corti. Ciao Bert. Ma mamma ti ha salvato la vita, hai visto? Vai, dai, vai a giocare. Fammi sentire la schiena se sei sudato, che c'è la tosse. Sì, fermati. Vediamo un po'. Qua è tutto il bianco. Non lo so. C'è solo un po' di bianchino. Vabbè. Guarda così. È tutto da solo, mi sembra qua. Hai visto che bravo che è? Fammi vedere. Guarda, l'ha fatto prima e l'ha fatto da solo. Linee guida, ovvio. Però da solo. Dio, buono, Dredd. Bello questo, eh. Sì, bello. Qui è da viaggio. È passato da viaggio. Tra buone. Pinsimognasso. Un po' di verdure crude, Dredd. È un po' che non mangiavamo, eh? Mm. Oggi è una giornata schifosa. No, vabbè, magari queste nuvole vanno tutte via. Anche un arcobaleno! No creo. Buenos días. Ma secondo te oggi riusciamo ad andarci in bici o è pericoloso? Non è vicinissimo, ecco. Ma è neanche lontanissimo.
senza andata a Gorda. Più che altro, preferisci andarci verso sera o questa mattina? Anche verso mattina. Anche secondo me è meglio. Sto prendendo la guardia. No, perché più che altro può succedere tipo che oggi piove, metti che ci sia caldo, ne devo fare un giro qua davanti, poi andremo andare al parco questo qua davanti, così. Io andrei adesso. Sì, dai, non sembra promettere male. Però sarà... ci starei attento, qua ti dico la verità. Perché? Non mi piace. Cos'è che non ti piace? Molte volte devo andare fuori con Margot, cioè Dumaru. Sto cercando la musica in pratica da mettere all'inizio del video, quello sai dove c'erano gli archi che stavamo andando sì. Verso... E non riesco a trovare una musica che faccia da archi romani. Preso lo sciroppino, Dred. Preso lo sciroppo. Forse è questo. Sì, mi piace. Vediamo come sta. Bene, bene. Andiamo a piedi. Vieni anche te. Ciao Margottina. Dred, metti giù la tua bici, dobbiamo andare fino dal dottore, è lunga, eh? Dobbiamo andare fino a Puerto del Carmen. Dove vai? Ah. Oggi c'è un certo freschino. Sì, oggi sì. Partita fresca. Partita fresca questa giornata. No, infatti diamo da dottore. Ma che non ho ancora visto, Dred. Niente, aveva iniziato a spiovigginare, non ci fidiamo arrivare fino là. Cioè, perché davanti si sta aprendo, vedete? Però sono troppo imprevedibili le Canarie con i venti che tirano, quindi voglia di prendere dell'acqua con anche Dred che sta facendo gli aerosol, no. Vabbè, intanto vi dico che ho inviato il famoso bonifico a José per pagare gli arretrati del furgone. Ora aspetto la ricevuta che mi invii del pagamento, ormai comunque c'è fiducia, insomma, abbiamo fatto un bel negozio insieme e non ci sono cose pendenti, quindi non c'è motivo, insomma, di dubitare. E aspetto quello e poi dopo vediamo quando se gli danno questo famoso foglio da consegnare alla mia agenzia, diciamo, del passaggio di proprietà, e vediamo insomma come finisce anche questa storia. No, di la verità ho tagliato solo cosa? No, cosa? In fondo, è vero. Dammi la TT però. Cosa vuole? No, ma guarda che bella giornata che sta venendo fuori. Ma insomma, bella fino al parolone. Beh, è davanti bellissimo, eh. C'è un caldo bestia adesso. Dai. C'è azzurro, è sempre tutto azzurro. Hola. Bene, allora sono uscita dal dottore. Mi ha detto che l'allergia sta praticamente sparendo. Mi ha fatto la prova di nuovo e gliel'ho confermato anche io che è sempre più lieve, mi viene qualche volta da contatto, insomma, è così.
e lui mi ha detto che sì, è la coda di solito dell'avvelenamento che finisce così. Quindi può darsi che io non sia diventata allergica assolutamente niente, ma sia stato un avvelenamento momentaneo. Ci siamo messi d'accordo che ci rivediamo tra 2 settimane, quindi tra 2 settimane tornerò da lui, gli farò un resoconto della situa e se tutto è risolto, insomma, buona. Altra cosa, ha appena inviato il pagamento effettuato cos'è, quindi tutto è andato bene. Ora provo a inviare tutto alla mia agenzia e vediamo se il foglio che gli ha rilasciato del pagamento degli arretrati l'aiutamento, il comune di Barcellona, se è bastante oppure no. Quindi ora se è abbastanza oppure insomma c'è da fare, da richiedere qualche altro documento. Quindi ora invio tutto e vediamo che mi dicono. Non c'ho quasi più soldi, tieni. 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, parcheggio gratis. 7. Mi sembra che stai perdendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dall'acqua, ancora! Oh, ma quanto bisogna pagare? Madonna, c'era un vento a camminare. No, ve lo giuro, sono cottissima. Adesso faccio un po' di stretching. Mangiare una banana? No, non voglio mangiare niente. Adesso bevo, poi ceno dopo. Sì. Mi cambio. Buono, bene, bene. Però non è più facile. Guarda questa, l'acqua. Buona. È tanto brutta. Adesso lo scopro, parte fuori. E allora? Ok. 7. Sono andato sotto la tua casa. 7. Tanto prendo i 200 io. Dai, vai. 10. Oh, la mia parte. 1, 2. 4, 5, 6. No, no. 10. Ora 100. E mentre facevo la tinta mi ha mandato un messaggio, sto piercing si tira sempre, la mia agenzia che mi segue appunto la pratica del passaggio di proprietà. Sì, sì. Guarda che c'è tutta la marmellata dalla bocca. Mi ha appena mandato un messaggio e mi ha appunto confermato di aver ricevuto tutto per quanto riguarda il passaggio di proprietà del Mercedes. Mi dicono che vanno bene quei documenti, quindi almeno che dalla motorizzazione non rimandino indietro ancora tutto, ma è molto improbabile, nel senso che quello è quello che aspettavano, quindi il pagamento effettuato di bolli e arretrati che non sono assolutamente imputabili a sua colpa, nel senso sì, però anche no, pensava che tutto avvenisse in maniera automatica, non ha fatto apposta. E quindi niente, il pagamento è stato effettuato, adesso c'è la ricevuta di pagamento, quindi non penso che ci siano altri impedimenti, così mi hanno detto anche dall'agenzia. Quindi niente, anche la storia del Mercedes è finita come doveva finire. Ovviamente la fortuna aiuta sempre gli audaci, a volte anche gli incoscienti.